Posso dire che sono una persona che si interessa del campo dell'arte un po' a 360. Mi piace molto andare al cinema, come mi piace molto andare a teatro. E sono tutte delle realtà molto interessanti che ti distraggono dalla tua visione di vedere le cose. E queste distrazioni solitamente non è che poi me le riporti a casa e cerco di riproporle. Ma solitamente quando un prodotto è ben fatto, ben costruito, ti lascia sempre un'energia che torni a letto tranquillo, rilassato e distratto. E quella distrazione spesso diventa quel seme nuovo per creare un nuovo lavoro, perché semplicemente hai cambiato strada, eri in bosco, hai cambiato sentiero e hai sentito un profumo diverso. Per fare questo lavoro penso che una sorta di disciplina ci debba essere. E la disciplina non penso che sia una disciplina creativa e quindi faccio questo, faccio quello, ma la disciplina è come di andare a lavoro, tutti i giorni vieni in studio. Vieni in studio, ti siedi o qua su sta sedia o nel divano. E in qualche modo, come un religioso va in chiesa e prega, tu vieni qua e cerchi il tuo silenzio. Quel tuo silenzio spesso è un buco nell'acqua perché ti ritrovi 3 ore a non fare nulla, e tante altre volte invece in quei silenzi servono per dare un ABC nuovo a un progetto, a un qualcos'altro. Sono Andrea Tagliapietra, penso di fare il pittore per quanto faccia ben altro, ma tutto parte da una necessità pittorica, quindi potrei identificarmi come tale. E vivo e lavoro a Burano. Non so se conoscete Burano, ma insomma è un posto dove fin da sempre è stata considerata la Mecca dei pittori in plein air del passato, cosa di cui io fin da ragazzino sono sempre stato ammaliato, comunque colpito molto da questi personaggi che in giro per la laguna o comunque per i canali dipingevano, quindi in qualche maniera magica realizzavano questa verità trasmutata nelle loro tele. E a me questa magia ha sempre fulminato, la passione per il disegno l'ho sempre avuta. E quindi un po' alla volta penso sia stato questo l'iniziazione della curiosità di applicare il colore al disegno che invece prima facevo soltanto disegno da ragazzino. Questa cosa ha preso sempre più forza su di me, mi ha dominato in qualche maniera, mi ha stregato e quindi con il passare degli anni e del tempo ho cominciato a frequentare varie classiche scuole d'arte. Non sono arrivato all'accademia perché ero un po' troppo bischero e come tale mainavo spesso la scuola, quindi ho fatto altro fino a quando le necessità di tecnica del disegno del tutto mi accorgevo che necessitavo di più di quello che sapevo e che mi inventavo e perciò mi sono avvicinato a dei corsi privati come la Scuola Internazionale di Grafica perché all'interno di quella trattavano il nudo dal vero, e quindi l'idea di poter dipingere e cominciare a capire che cosa erano le armonie e le anatomie di un corpo umano le trovavo quasi indispensabili all'inizio e quindi così le ho praticate. Poi mi sono accorto che mi ero un po' stufato di questa dimensione, ho trovato uno studio di un artista contemporaneo che apriva le porte tenendo dei corsi sempre di disegno dal vero, sempre trattando il nudo, e quindi ho deciso di continuare questa avventura dell'approfondimento per altro periodo là.
siamo stati molto in relazione con questo artista, lui si chiama Silvestro Lodi, insomma, un docente che è riuscito a darmi molto, fino a quando me ne sono accorto che mi sono stufato di vedere altro, necessitavo soltanto che di sperimentare, di chiudermi nei miei spazi e cominciare a capire che cosa veramente volevo fare. E quindi ho mollato tutto e ho cominciato a aprire il mio primo studio. Il primo studio è stato fatto qui a Burano, isola dove vivo e come dicevo prima sono nato e io ho scelto di rimanere in quest'isola che inizialmente sembra semplicemente un'isola dove ti relazioni con le persone, i ragazzi, quindi c'è quasi una famiglia allargata, insomma, e invece un po' alla volta poi ti inoltri nel mondo della laguna, ovvero sia la vera mamma di tutti noi, e là capisci che non riesci più a star senza di questa realtà. Non a caso io comunque mi relaziono con lei perché vado a pesca, e quindi conosco anche un po' l'umore di questo grande magma territoriale, insomma, con i suoi respiri lenti del salire e abbassare la marea, e questa sorta di grande realtà organica penso che sia stata quella che mi abbia fulminato in quello che faccio tuttora, perché penso che in quello che sto cercando di codificare, in quello che faccio, riportare quella circostanza magmosa che ti accoglie, insomma, quando scendi in mezzo alla palude, e quindi quegli odori, quelle circostanze, veramente che stiamo parlando di un sentimento intimo con essa, è un po' quello che penso spesso vorrei riportare in circostanze intime, ovvero sia quando sono in studio. Il vivere qua potrebbe essere l'inizio per poter capire molte cose della mia pittura, o non solo della mia pittura, perché come dicevo prima mi considero un pittore perché si dipingo, ma perché penso come un pittore, perché in realtà poi il mio fare si allarga alla scultura, se non alla performance o d'altro, o i video. Comunque diciamo che i due grandi mondi che bazzico, che mi alterno, è proprio pittura e scultura, che li relaziono molto tra di loro. In realtà io considero che non sia una vera scultura la mia, perché non è una scultura figlia del togliere, ma anzi è quasi una scultura realizzata come un disegno tridimensionale per mezzo dell'aggiungere. Quindi realizzo queste sagome, questi volumi tridimensionali per mezzo di un filo elettrosaldato, trattandolo come fosse una matita che si disegna nell'aria, e poi a necessità di che intento ciò comanda la relazione con l'energia del materiale, perché posso lavorare col catrame, perché l'idea magari di creare delle sculture installative che possano stridere all'interno di un contesto lagunare, e perciò già che il catrame in sé come materiale tossico, chimico, insomma si descrive da solo, sappiamo tutti chi è il catrame, metterlo in relazione con questa natura, ovvio che cortocircuita tutto in una maniera che già crea delle riflessioni. E, o viceversa, lavoro molto anche con le alghe stesse, o se non con pezzi di fango, o se non con gesso, con juta, con canapa. Insomma, dipende molto da quel che voglio realizzare. Però è pur sempre un applicare materia, come si applica la materia per colorare un disegno, un dipinto.
diciamo, i soggetti che io lavoro fondamentalmente sono quasi sempre esseri umani. E l'essere umano è una cosa che mi interessa da sempre, per una questione delle sue forme, quindi delle sue sia armonie, vuoti, pieni, insomma, come vogliamo dire, armonia delle forme, delle circostanze, però allo stesso tempo sono anche dei scenari dove potremmo anche codificarli come paesaggi. Quindi quando li lavoro in pittura lo uso come soggetto iniziale. Perché? Perché comunque il mio fare spesso e volentieri si muove attraverso la fotocamera del mio cellulare, dove riprendo scene di vita quotidiana che mi colpiscono, quindi particolari di persone o d'altro, se non di miei vicini. Se non, spesso porto appresso un taccuino dove abbozzo schizzi di realtà che mi colpiscono nella stessa maniera. Tutto questo lo porto in studio, quindi già stiamo parlando di realtà che mi appartengono a una micro distanza, e poi li sedimento qua in giro per lo studio e un po' alla volta poi li rielaboro e riutilizzo per fare questi dipinti. Quindi parlare di pittura o parlare di scultura nell'ambito dei miei soggetti umani, per quanto potrebbero essere gli stessi personaggi, cambiano e modificano in corso d'opera, ma come qualsiasi mio progetto cambia in corso d'opera. Quando comincio a lavorare, spesso parto col pennello o con una matita, ovvero sia sto parlando dei quei classici segni di ingombro che servono per determinare dei confini, i famigerati confini che bloccano delle idee iniziali, però sono gli stessi confini che poi in qualche modo per mezzo del gesto o per la materia vengono abbattuti, e perciò è quasi un conflitto tra queste due realtà che nasce dentro alla tela. Quindi la mia tecnica inizialmente parte quasi pittorico tradizionale, insomma, per mezzo di un pennello, per buttare giù degli ingombri, e poi cambia la cifra di relazione col soggetto, che è tela o d'altro, in questo caso parliamo di tela, e posso intervenire con stracci se non con spatole. Uso delle spugne per poter caricare molto, molta materia, la stessa materia che dopo nell'essere portata da una parte a starta con forza rimane soltanto che una documentazione del gesto, e quindi lascia soltanto che un segno, un sintomo. E tante volte per poi riequilibrarla e ricreare una sua armonia in questo, posso prendere un pennello e con un semplice segno, quindi riportare all'inizio del tutto, cioè con dei semplici segni, il disegno di una silhouette, di una parte mancante o d'altro. Vivendo a Burano non è facile avere degli spazi adeguati, come spesso si vedono, insomma, in tutto, da video a videoclip ad altro, dove ci sono questi mega hangar a moda Kiefer o d'altro. Qui anzi tutti gli spazi sono molto ridotti, e come dicevo prima, il fatto che i miei lavori rimangono presenti sempre in chiave di rielaborazione o comunque di sussurro di nuove idee, e per necessità mi sono ritrovato che ho dovuto dividere il mio fare in due luoghi diversi, uno per silenzi o comunque comunicazioni diverse, e due anche per avere meno influenze uno dell'altro. Quindi inizialmente, quando ho scelto di rimanere nell'isola, anche per questioni economiche, abbiamo preso solo uno studio. Su questo studio là ho cercato di far di tutto, dove la casa era diventata un studio, era diventato un enorme factory dove tutto si spostava da una parte all'altra.
poi mi sono ritrovato che per necessità ho dovuto dividere le due cose e quindi ho portato lo spazio pittorico di qua, che c'è un silenzio diverso, c'è una, per quanto rimane, partiva da un progetto di una white cube dove non c'erano influenze esterne anche dell'energia stessa della casa, perché comunque pur sempre casa studio era l'altra parte. Invece ora la mia scultura la lavoro da un'altra parte, quindi in un altro studio. Questo studio è più piccolo, diciamo, però anche più fornito sia nell'ambito dei materiali concreti, quindi attrezzi ed altro, e in più c'è la possibilità di lavorare in strada, perché è un'altra cosa che vivere a Burano dà è la possibilità di lavorare fuori dalla propria porta di casa, che è fin da tradizione dell'Alba dei Tenti, che la gente mangiava, puliva il pesce, lavavano i propri figli in strada quando non c'erano i gabinetti, fino adesso che insomma un giardino condiviso. E su quel giardino condiviso spesso lavoro le mie sculture fuori. La mia ambizione, quasi il mio egoismo, sta nel lavorare, perché nel momento stesso che lavori si crea quella bolla magica in cui tutto prende una forma diversa e tutto frigge in una maniera diversa, e quindi quella è la parte più necessitante, sia fisica che anche psicologica, quello io penso che ricerco. E questa cosa ti gratifica fino a quando lo lavori. Spesso finisci un lavoro già perché c'è in testa di farne un altro, o viceversa, quell'altro poi ritorna indietro, quindi c'è sempre una relazione a due, a tre, insomma non so in quanti, anche in uno. Ma nel momento stesso che loro finiscono, sono finiti. È come un figlio con un genitore. Penso che tutti i genitori un po' dispiaccia quando il figlio prende largo e va a farsi la propria strada, però è quella la missione del figlio, no? Cioè nascere per avere la propria autonomia. Quindi io non sono mai troppo legato. I pochi dipinti che sono legato sono quelli che mi metto a casa e che a priori non li vendo, ma perché sono miei, ma altrimenti tutto quello che in studio vendo. Quello che ha vinto su di me è stata la laguna, cosa che dicevo anche prima. E quindi questo spazio che noi viviamo, cioè lo studio o gli studi o la strada, insomma, sono tutte invenzioni di sopravvivenza per poter lavorare su degli spazi che non abbiamo grandi. E più che altro perché mi sento quasi come una piccola pulce in un enorme cane, no? Ovvero sia un abitante di un magma più grande che della laguna, cosa che ti aiuta a lavorare in una certa maniera, in un certo sistema, ma semplicemente perché oggi va così, ma indubbiamente se mi ritrovassi un giorno a poter vivere da un'altra parte con un hangar dove le possibilità di sperimentare fossero decisamente più ampie, welcome, perché no? Anzi, cioè l'esperienza, nel momento stesso che blocchi quella possibilità di tuffarti nel nulla e avere quel farfalle sulla pancia, è finito il gioco.